Ora, allora, adesso arriva un momento fondamentale di questa giornata infinita, perché abbiamo l'ospite degli ospiti, cioè lui è l'alfa e l'omega di noi in questo progetto. Ah, perché è vero. Cioè, noi come siamo partiti in Telethon? Sì. Qual è stata la nostra partenza? Il teaser. Il personaggio. Chi c'era in questo teaser? Sì. C'era Fabrizio Frizzi. Quindi lui ci ha dato la paga. Io direi di farci vedere che corriamo. Sì, facciamo finta che stiamo correndo anche veloce. Sì, guarda, perché io non ho il tapirual, ma corro. L'altra volta abbiamo visto che non eravamo molto allenati. Guarda, che dobbiamo corriamo dare tutto. Prima che entra tutto, il big. Noi corriamo. Prima che entra papà Io tra l'altro sembro un uomo. Non so, uno tu fa vedere che corre. Senza tapirula. Prima che entra, noi facciamo vedere che siamo dinamici, no? Allenati. Pimpanti. Anche perché siamo stati un po' criticati, che non avevamo fiato. Allora adesso lui ci vede che ci siamo allenati sta settimana. Vabbè, direi che c'era una leggera differenza, non è che. Sì, in effetti. Non era tanta, però. Io sto facendo la marcia, tipo. Io non ce la faccio più. Mettelo, abbiamo quasi perso. Esatto, speriamo entri presto. Entra presto il nostro. Ci sono venuti qua. Prima che moriamo. Sdraiati. Esatto. Metti, vuoi il cambio? Perché ti vedo affaticato. Ci sono le gambe. Ci stai pensando al cambio? Io vorrei chiedere. Quando arriva? Oh! Hai visto? Hai visto che ci hai trovato a correre. Guarda, finalmente. Ci stiamo allenando. Siamo in diretta, veramente. Siamo in diretta. Lo spot migliore della storia che abbiamo fatto. Che bello. Grazie. Ciao. Come stai? Bene. Saluto da qui. Ho scoperto che voi siete parenti? No, un YouTube. Sono accoppiati, diciamo. Meglio dire parenti. In che senso, ma dai. C'è il microfono della Rai, funziona anche qua? Ma speriamo di sì. Wifi, ma se abbiamo gelato. Niente, adesso ti facciamo un pochino di domande, visto che tu sei praticamente la nostra nascita in Telethon. Sì. Noi siamo molto onorati di averti qui con noi, perché... Tenete presente che io praticamente sto... Ho 3 ore di sonno in corpo. Sì. Noi siamo qui dalle 9 del mattino, quindi ci capiamo molto bene. Qui dentro, noi fuori più o meno. Sì, abbiamo condiviso. Dai. Esatto. Allora, ragazzi, dunque, quanto vorrei farlo anch'io. Come la tua della mattina. Innanzitutto, parlaci, com'è stato girare il teaser con 3 idioti come noi? Ragazzi, perché la gente vuole saperlo, ma come, cioè, Frizzi, perché ha fatto questa cosa? Lui che è un grande, perché con questi 3 pirla? No. Che è successo? Perché ha fatto questa scelta sbagliata? Questo cretino ha fatto una scelta. No, perché si è rivisto in noi da giovane. Ero anch'io così. In me un po' meno. Un giovane ingenuo. In me un po' meno. Sei volato via in una maniera incredibile. Esatto. No, io ho aderito al vostro entusiasmo e ho fatto bene, perché lo spot è venuto bellissimo, molto divertente e è stato visto molto? Sì, diciamo che è stato visto. Per merito vostro? No, per merito di tutti, Senti, ovviamente. Qui c'è un gobbo che vi sta... C'è un gobbo. Frizzi, comunque... sul web, importanza del where, del web, Allora, l'importanza del PES, del gioco. Seguiamo poco le scalette, no, del web. L'importanza del web, teaser, no? Diciamo, di questa iniziativa. Cosa ne pensi? Questa è una tortura, Spegnere l'inferno. Anche quella c'è. Disca, sì, infatti io sono così, nero di qua e bianco in mezzo. Domani saremo... Sono la persona più brutta d'Italia in questo momento. Ma girati ogni tanto. Oddio, aspetta. Ma no, tu! Che lo morire che ci sei. Lui vuole cadere, cioè questo senso, vuole cadere. Esatto. No, adesso, entrando un attimo nella semiserietà, perché la serietà forse è un po' troppo. La nostra domanda è, cosa ne pensi del fatto proprio che Telethon abbia voluto quest'anno per la prima volta interagire con il web e quindi con i giovani? Visto che hai avuto anche tu in prima persona a che fare con noi, no? Purtroppo per te è andata così. Magari ti abbia dato una brutta impressione, ma a livello generico, qual è il tuo pensiero riguardo a questa cosa? Che si parli con il web oggi tramite i giovani per la ricerca? Dunque, la trovo un'idea che probabilmente andava anche fatta prima, insomma. Però diciamo ci sono stati degli step di avvicinamento. Esatto. Sto parlando serio per una volta, un processo di avvicinamento. Anche perché il web ha trovato nuovi linguaggi in questi ultimi anni e linguaggi, come dire, ben definiti nei tempi più recenti. Quindi qualcuno ha aspettato che la cosa fosse... Perché deve camminare a fare? Cosa dobbiamo fare? Insomma, quindi io sono favorevole... Siamo schiavi degli eventi noi, purtroppo. Anche perché ai tempi nostri, cioè quando noi abbiamo cominciato, parliamo di una generazione diversa dalla vostra, ovviamente... Anche noi non avevamo accesso alle reti ufficiali, abbiamo cominciato da quelle che si chiamavano radio libere o radio
private, giusto, a seconda di come le vedevi politicamente, e lì abbiamo fatto la nostra palestra, lì ci siamo fatti le ossa, lì abbiamo sperimentato e avevamo molti meno mezzi di voi. Cioè tu oggi puoi fare un film di altissimo livello con tecnologia avanzata e costi molto, la tecnologia ha avuto un certo, costi molto, molto minori rispetto a quelli che sarebbero serviti una volta. Quindi voi siete bravissimi perché avete originalità e entusiasmo nel fare le cose, e le fate, l'ho visto quella mattina, con grande professionalità, pur essendo giovani. No, sono contento della tua falsità perché ci onora. La tua falsità. Sì, no, ci onora. Oggi ci hanno preso tutti in giro per quella cosa. Che simpaticissimo. Professionali, bravissimi. Siete preoccupati? No, siamo molto preoccupati. Troppi complimenti. Però vi devo dire una cosa, perché in realtà io pure sorridendo dico sempre la verità. Che se una delle proposte che avete fatto non mi fosse piaciuta, io non l'avrei fatto. Cioè io molte volte quando mi dicono onesto, però, perché non facciamo sta cosa, no, e trovo delle scuse educate perché non mi piace in futuro se ci diranno guarda oggi ero in bagno, non piace. Esatto, dico, no, che non il melone mi ha sporcato i pantaloni, certo, trova delle scuse solite, no? Sì, esatto, sai, mi è arrivato la sogliola qua, e sono le solite frasi che si dicono in questi casi. Ok, cioè sono un po' creativo anch'io come voi. Esatto, esatto, ho sentito quel mi sono preoccupato, ho pensato. Noi ti vorremmo elencare quello che è successo oggi, innanzitutto. Chi abbiamo avuto quest'oggi? Intanto io di ospiti. No, l'autorizzo perché io purtroppo ho l'Alzheimer, non mi ricordo niente. Ma senti che una giornata epica. Allora, aspetta, Matt legge e noi commentiamo. Allora, abbiamo avuto Manica Iane. Simpaticissima, direi. No, nel senso, bravissima. No, nel senso, bravissima cantante, molto simpatica. Molto, molto simpatica. Poi abbiamo avuto Valentina Vezzali. La campionessa. Un mito. È entrata con una spada, una chiappa male. C'era praticamente. Ok. Il tuo mito, Allevi. Allevi, che ho suonato anche un concerto, per me un genio. Ah, sei andato a concerto? Sì, a Rimini, sono andato a un concerto. Ha dotato di questo suo entusiasmo. Sì, perché lui vive in un suo mondo che secondo me però è giusto. Sì, è giusto. Poi abbiamo avuto degli uomini, direi, abbastanza grossi. La nazionale di pallanuoto. Che mi hanno preso in giro e picchiato tutto il tempo. Sono andati 10 Bigfoot alle nostre infatti, spalle. Infatti tre costole rotte e il pancreas non c'è più per me. Quindi ormai devi ricominciare con il pancreas nuovo. Perfetto. E poi a risa, Francesca Michelin, Tricarico. Ah, vedi, Michelin, bravo, l'hai scritto bene, bravissimo. Un cuoco. Abbiamo cercato. Abbiamo cucinato. No, tu vedi, è un poco. È venuto veramente. Abbiamo cucinato. No, Michelin, no. Michelin ha cantato. Non ti sai spiegare. No, ma è anche brava in cucina. Hai confuso le cose. Ma anche brava in cucina. Il cuoco, che ne sai tu che non è anche cuoco. Sì, esatto. Chiamiamola. Ma il punto più importante, ragazzi. Purtroppo. Il punto più importante. Vai. Qual è? Un sacco di belle donne. Madonna. Sono state delle toppe mai viste. A quest'ora lo posso dire. Quanta figa. Sì, voi siete venuti qua apposta per questo motivo. Solo perché siamo andato avanti durante la giornata. Sì, sì, no, vabbè, ovviamente la ricerca, però la ricerca di quell'altra cosa ha contribuito. Sì, perché insomma, diciamo la verità, quello è un motore che muove molte cose. E tra l'altro domani avremo altri ospiti. Domani niente donne, però abbiamo solo uomini qui. Domani non ci sarò io. Domani probabilmente ci saremo. No, domani siamo come siamo. Per 12 ore, dalle 13. No, viene prima. Dall'una a luna. Facciamo un bel rush. Anche noi siamo in onda più o meno da che bello, sì, da luna. Quindi pensa, se noi ti avremo nel cuore. Anche voi. Se poi se riesco a scappare, vengo qua, però poi potrei avere dei problemi. Vabbè, magari ti veniamo a rapire, un modo lo troviamo. Domani facciamo un record. Domani andiamo per la prima volta su Rai 1, su Rai 2, su Rai 3 nel corso del pomeriggio. Non mi guardare male. No, non è mai successo, te ne frega niente. Però io stavo pensando, voi andate, io non ci sono. No, invece c'è un altro, io sto qua sotto il capannone. E quello è stato, noi siamo qui nello sgabuzzo. Sono in palestra praticamente. Sono contento. Che non ci è mai stato sui tre canali contemporaneamente. Noi battiamo un record, non è né su Rai 1, né su Rai 2, né su Rai 3. Sì, ma andate su tutti. Però noi siamo sul web, che effettivamente il web è una porta che si apre a tutto. Quindi su magari quale sito? Su quale sito? Che è tonyweb.telecomitalia.com. Spettacolo. Benissimo, allora vado subito a spippettare così vi vedo. Voglia tu, vabbè. Guarda, ci vede che non c'è più niente da fare. Questo no. Devo tornare dentro perché c'ho un finale. È stato veramente un piacere, ragazzi, averti qui con noi. Grazie, veramente. Sono sfiancato, non dalla fermiamoci, ruota, da questa passeggiata. Basta. È stato un piacere. Grazie. Buon lavoro. Anche a te. Ciao a tutti. Ma adesso, oddio, mi gira. Guarda, tu scegli, ma noi non finiamo. Tu scegli, ma noi continuiamo ancora. Ma sì, continuate. Allora, ecco perché siete così. Alla prossima. Dai, visto, siamo dimagriti in un giorno. A te. Ciao, grazie mille, Fabrizio. Allora, grazie mille. Continuiamo. Sono gli ultimi respiri, diciamo.